Salve ragazzi, qua oggi e continuiamo, siamo alla parte, aspettate, 20, 21, 22, 23, 20, 24esima parte siamo, sì, stavo cercando di ricordare, 24esima parte, noi potremmo anche finire giornata, ma credo che sarebbe una presa per i fondelli. Allora, io credo che, perché dobbiamo arrivare a un punto che, come posso dire, sì, infatti 9 su 14, quartieri al massimo livello di rivolte su 3. E infatti, quando noi li abbasseremo, eh sì, perché noi dobbiamo mantenere una calma, così si abbassa pian piano. Vedete, se mi è piaciuto, guarda la risposta. Se la città 31 è perduta e gli X-Men devono abbandonare, sì, solo se arrivi alla... Sono serie a 14, vabbè sì, come la cosa della missione dell'Avatar. Mo' dobbiamo fare per forza questo, perché non possiamo rischiare di fare un'altra zona rossa, vi pare? Quindi dobbiamo farlo. Mamma mia. Mamma mia che casino. Speriamo in bene che vada tutto bene. Mo' stavolta abbiamo lei da supporto, quindi potremmo farcela. Potremmo. Ah, l'altro equipaggiamento, non lo so, mo vediamo un po', questo mo ha l'armamento potenziato, l'arma plus dovrebbe avere. Questo là mi ricordo che aveva l'arma plus, mitraglia, dovrebbe avere quella là plus. Vabbè, giochiamo. Mo con lei abbiamo anche un altro metodo di infiltrazione, abbiamo ben tre metodi di infiltrazione adesso. Anche con lei, ma vediamo ora di, cioè di scusatemi, di irruzione, no? Di infiltrazione, errore mio. Come sempre dobbiamo fare il lavoro più pesante, ma vediamo un po' quale ci conviene fare. Mamma mia. Come fare? Allora, l'ultima unità che passa per questo ingresso colpirà automaticamente. Vabbè, almeno. Allora, ci serve sempre lui come tank. Facciamo uno, due e poi il Viper. Siamo pronti? Beh. C'era uno laterale comunque, non so se avete notato. Inziga. Wow, possiamo attaccare un bel po' di avversari. Minchia, il bruto, io non li sopporto, TG. Andiamo in ordine. Poteva anche sopravvivere. Ma voglio che vedo comunque. Bene, abbiamo ammazzato almeno due. Madonna. Abbiamo ammazzato due. Per fortuna tutto schivato. Vabbè, il VIP sappiamo che era là. Chi è che... ovviamente era il bruto che doveva... Allora, mi tocca menare di brutto, sti tizi brutti. Ma do quanta gente, ma do... Dobbiamo solo scappare praticamente. Quindi, se noi stordiamo lui, già ce lo togliamo davanti praticamente. Il gioco già è fatto. Disorientato, almeno uno. Te prova proprio a metterti qua, se tutto va bene, basta che non ci fanno esplodere nulla. Ok, comunque adesso guardiamo il lato positivo, che adesso, ma dopo il necromante deve morire, ma... Devo essere sincero, ora come ora il fatto che puoi usare gli alieni come, proprio come personaggi qua porta molto ai mod di mettere molti altri alieni e cose varie, comunque non c'è, non sottovalutiamo la cosa, insomma. Vorrei, ma il vero problema è quello, se quello prende di mira al nostro VIP è un casino. Sono un altro.
Non ho più munizioni. Di già non hai munizioni. Come cazzo? I tuoi pensieri sono miei. Dai. Izzica, questi si aiuta. Di nuovo. Allora, per prima cosa ti ho tolto subito il allora, cazzarola, questo non ci avevo pensato sta cosa. Allora, devo caricare l'arma. Io pensavo che potevo... Il problema è Newton. No, ho perso, ho sbagliato proprio. Ma no, che culo, ho schivato. Sì, perché quando questi mirano... Posizione di mar... Sai una cosa? Va via. Oh. Zona libera. VIP. In salvo? Tra virgolette no, però potrebbe andare in salvo. Qui non ti dovrebbe attaccare per il momento. Madonna, troppi zombie però, eh. Spero che quel colosso la spara. A vista poi, oltretutto. Guarda come si avvicina, brutto brutto. Madonna, come è scappato quella... Comunque ripeto, questo gioco è fatto bene comunque. Mi hanno circondato, sta cosa non è che mi piace molto. Allora. Meno male, tu muori, lascia che ti avveleni proprio male. Metto fuori uso l'arma del bersaglio. Ok, no, perché sto pensando. Te sei avvelenato, però meglio toglierti di mezzo, sei pericoloso. Aia, ma porca miseria. Munizioni esaurite. Ho capito, monta e ti carico per forza. Oddio, ma mo l'ho visto che... No, aspetta, fermi. Per prima cosa meglio scappare. Uno. Rema o scappa? A te la scelta. Giustamente, c'è sta... ha ragione. Allora, per poi... meglio a te. Lo dice con una mezza cattiveria, non so il perché di sta cosa però, eh. Però io devo eliminare sta gente brutta. Allora. Non mi ricordo il 5, che cos'era il 5? Spacco ed esalta un... non fanno termale il tutto. Ok, vediamo un po'. Sono pronto. No, mi serve assolutamente far fuori te. Non si sa mai, levate. Tutto
fiero, lui contento. Te puoi scappare tranquillamente, così possiamo portare a casa il VIP. No, ma che sei impazzita. Sta per esplodere. Poveraccio, è morto. Vabbè. Oddio, ho portato in vita un poveraccio. Questa però è stata una barzelletta, però, eh. Ah, che culo, buono. Ah, maronna. Qua devo avvicinare. Oh, madonna. Oh, ma il veleno è ancora là, sta mizzica. Bella, così possiamo andare a fanculo i zombie viventi e non viventi. Perché tanto dobbiamo scappare alla fine, eh. Non è che dobbiamo stare a... Ma come è scappata la Viper? Però, critico, sì, infatti si è messo malissimo, non male. In movimento? È tutta contenta lei. Bello. Però Graffio non va bene, però, eh. Mo dovremmo farti il culo in una maniera che tu non hai idea. Sparisci. Ancora? Madonna, questo scudo. Vedi che stanno arrivando molti nemici. Dobbiamo sbrigarci. Madonna, ancora è vivo quel coso. Dobbiamo toglierlo dai piedi. Appunto. Dobbiamo toglierlo dai piedi a questo. È quello che sta rompendo. Assa fa, levato. Ovvio che questo mo attacca a qualcuno di noi. Minzica. Allora, andiamo qui. Ecco, risposto. Sì, aspetta. Ti devo salvare a te, mi dispiace. E poi mi serve il set. Ce la faccio. Inizia. Ce la possiamo fare, eh? Ce la possiamo fare. Allora, te ne vai. Vedete? Ecco perché era tutto studiato, raga, visto? L'arma è scarica! Chi se ne frega? Quella cosa chi se ne frega. Forza, svegliati. Vabbè, ci ho sperato un'altra volta. Sectoide a terra. Sempre all'ultimo mi cade sempre un soldato, eh. Mizzica. Allora, come tocca fa così. E io me ne vado, ti saluto, bello. Gravemente il lieve ferito, vabbè, peccato solo uno gravemente, però. È andata bene, più o meno. Poteva andare meglio, poteva andare... Peccato che quello là corazzato è campato un po' di più, perché mi ha fatto perdere troppo turni, ha fatto perdere. E infatti mi aspettavo che lo fregassi, no? E invece niente, devo migliorare ancora molto di più le munizioni. È una questione di armamentario, perché riesco a gestire un combattimento così, eh?
Però devo avere più vita e devo soprattutto avere più armi pesanti. Più potenziamenti, insomma. Che succede? Il capo della progenie è una donna che si fa chiamare Viola. Nessun cognome, origini ignote. Ora sappiamo perché si chiama la progenie. È stata lei a indurre i poteri psionici in tutti i membri. La quantità di potere psionico necessaria per farlo è preoccupante. Considerate Viola estremamente pericolosa. Una darchettona praticamente. Psicopatica, ma darchettona. Ma... è il più brutto in cui abbia mai dormito, incluso il centro di detenzione. Pasti caldi e un tetto sulla testa. Meglio di quello che avevamo noi durante la guerra. Parla per te, i soffitti dell'Advent non perdevano. Finché la resistenza non li ha riempiti di buchi. Buffone ribelle. Serva dei dittatori. Ah, gli amori giovanili. Salve, ti ho detto di non provarci con la vipera. Ok, qua io vi saluto, ragazzi. Qui del 38 stiamo messi veramente a rischio, perché a quanto pare ancora c'è sto casino che ha avviso al fallimento della campagna. Perché? Ma noi stiamo andando più o meno bene. Sempre questi due dobbiamo cercare di muoverci. Dobbiamo un po' fare qua, eh. Ah, perché questo è diventato rosso, giustamente. Come facciamo? Qua dobbiamo... il problema sono quelle missioni pericolosissime, difficili. Vedete? Mi hai letto nella mente di recente? Sai bene che non lo farai mai. Come fai a sapere che lo so? Ah, ok, sta ripetendo. La città è a rischio di collasso. L'anarchia cittadina è a 11. Se raggiunge il 14... perché devo fare per forza uno dei due. E ovviamente, oh, continuano, eh. Qua la missione è l'assalto, fanculo. Devo fare questa. Lo so, allora dobbiamo fare questo assolutamente. Madonna, quanto è brutta sta cosa, però dobbiamo fare questo per forza, perché sta rosso. Perché noi dobbiamo togliere i rossi, raga. Dobbiamo togliere i rossi. È l'unica cosa. A te prendo lei. Sì. E a te metto a posto lui. Ok. 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 Bene, raga, qua stiamo rischiando grosso. È strano, però. Io pensavo che... è il problema che dobbiamo togliere di mezzo questo. Per forza. Un attimo. Solo un secondo. Sto pensando. Vediamo se riusciamo a vedere, perché questo poi cosa fa col potenziamento finale, che è meno due rivolte nel quartiere ogni venerdì. Vedete dov'è il bello? Però dobbiamo arrivarci, capito? Dobbiamo arrivarci, quello è il problema. Dobbiamo arrivarci per arrivare a sto obiettivo. Quindi mo dobbiamo fare per forza questo. Però al prossimo video, raga. Qui dal 38 passo e chiudo.